Una puntata di Polifemo con gli amici di Casartigiani. Beh, Casartigiani fa parte del settore produttivo, di quell'ingranaggio che fa economia, e allora dobbiamo ascoltare le richieste di Casartigiani rispetto all'amministrazione neonata. E partiamo dal primo ospite, la presidente di Casartigiani Taranto, Mimma Annicchiarico. Cosa chiede al nuovo sindaco e alla nuova amministrazione per la categoria? Noi chiediamo al nuovo sindaco, alla nuova amministrazione comunale. Noi siamo qui, io sono orgogliosa di avere questi presidenti, non ci sono gli altri presidenti di categoria, ma siamo qui uniti insieme per rappresentare quelle che sono le problematiche di settore, ma soprattutto perché noi vogliamo lavorare e far lavorare. Quindi, caro sindaco e amministrazione comunale formata dal proprio consiglio comunale, noi siamo qui a disposizione, lavoriamo e noi saremo pro se vorremo lavorare insieme, contro se lavorerete male. Stefano Castronuovo, la funzione di controllo, ma le tante attività che voi ponete in essere, una mano a chi si avvicina appunto al mondo dell'artigianato, dall'assistenza legale alla sburocratizzazione. Sì, noi siamo pronti a, come sempre, il nostro ufficio tecnico a diciamo, dare consigli e a supportare i nuovi giovani imprenditori all'avvio dell'attività, ma allo stesso tempo a dare assistenza a tutte le imprese che ormai da anni vivono e patiscono sul territorio. D'altro canto ci aspettiamo già prima della pausa estiva una convocazione dal sindaco per una collaborazione fattiva e dal nuovo assessorato alle attività produttive, a cui stiamo già preparando una serie di lettere al fine di proporre iniziative per la città. Ivano Mignogna, responsabile del settore estetica ed acconciatori. Intanto la battaglia per la legalità, perché contro ogni forma di abusivismo, la formazione che lei pone in essere. Formazione a 360 gradi, però due messaggi, uno per il nuovo sindaco, ribadiamo quello che è il concetto nostro degli artigiani, gli ricordiamo che se Dio ha scelto un artigiano come padre del proprio figlio, un significato San Giuseppe c'è, e quindi a questo nuovo sindaco noi cerchiamo di sensibilizzarlo, l'attenzione sugli artigiani, gli artigiani che sono importanti nel tessuto sociale e economico del territorio. L'altra cosa che voglio dire è, proviamo a fare anche una correzione forse lessicale, cioè smettiamo di dire rubare i mestieri, perché fuori di rubare i mestieri sono spariti, quindi i mestieri vanno imparati, vanno insegnati da chi fa formazione. Smettiamo di rubare, perché proprio come concetto, come non parola, va. Come non funziona. Tiziano Ricci, responsabile del settore alimentare di Casartigiani Taranto, una visione diversa di Taranto, una Taranto che si apra, che per gli operatori del settore vengono abbattuti certi lacci e lacciuoli stupidi. Fare entrare Taranto in una mentalità meno provinciale e più nazionale, a beneficio dei tarantini, a beneficio dei turisti, a beneficio di voi imprenditori, di voi artigiani e anche di chi lavora nelle vostre aziende. Sì, sicuramente questo potrà accadere se il sindaco e tutta la giunta deciderà di avere un dialogo con noi, un dialogo con il cittadino, un dialogo con gli operatori del settore, e una volta per tutte ascoltarci nel mettere in atto ciò che è necessario per questa città, snellimento della burocrazia, adottare un piano di marketing di promozione del territorio importante, tante cose necessarie che servono alla nostra città e alle nostre categorie. Federico Grico, presidente di Assomarmo, gli antichi mestieri, l'attività del settore che lei presiede, i marmisti, la tradizione dello scalpellino, delle maestranze che vanno preservate e tramandate. Sicuramente sono discorsi un po' più complessi, sicuramente bisogna divulgare il proprio mestiere, così come diceva Ivano, quindi cercare di trasmettere
i valori del proprio mestiere ai giovani. E solamente così riusciremo quantomeno a recuperare antichi mestieri che su Taranto specialmente oramai si stanno perdendo. Vado a pensare ai maestri d'ascia, a noi scalpellini. Bene, allora una puntata dedicata a Casa Artigiani, proposte e denunce. Questo è la mission anche nostra di Polifemo. E allora, comodi in poltrona, canale 93 del Digitale Terrestre, viva la Puglia Channel, o Sky 879, viva l'Italia Channel. Siamo qui con Polifemo, l'informazione libera della città. Buona visione.